l'incontro, l'ultimo di questa giornata in generale, di questi due giorni, può partire quello che vedrà di fronte l'US Salernitana Esports 1919 e l'Udinese Esports di Link. Per la Salernitana fa il suo esordio nella giornata di oggi Darkley. Per l'Udinese invece confermatissimo Gabriele Antonini. Due formazioni che non hanno cambiato, anche perché quando giochi bene, perché cambiare? Formazione che vince non si cambia né per la Salernitana né per l'Udinese. Abbiamo parlato tanto delle doti da parte di Gabriele Antonini, che ha battuto Obrun 5-2 e il suo Verona Exceed. Dall'altra parte invece l'ultima partita giocata da Darkley è il 6-4 nella giornata di ieri contro il Cagliari di Checova. Darkley che però ha regalato, per così dire, il primo punticino di Storari all'interno del torneo, l'unico punticino ad ora del Sassuolo, che però aveva bloccato le folate offensive del portoghese. Sì, esatto, avevamo visto in quella partita un Darkley in difficoltà, soprattutto da un punto di vista di gioco, di costruzione del gioco. Questi sono anche giocatori che prediligono, probabilmente c'è chi predilige, scusate, il gioco rapido senza pensarci troppo, andare subito per cercare la via della rete, chi invece magari riesce più a congelare quello che è il possesso di palla. E per quelli che sono gli stili di gioco, quando di fronte trovi un avversario che ha il tuo stesso pensiero, sono tutti e due avvantaggiati, però devi anche saper leggere quelli che sono i momenti delle partite dove magari capire forse il caso di rallentare leggermente i ritmi, anche se so di essere più bravo con il gioco veloce. Stavo vedendo che Gabriel porta anche una mascotte, cioè Toven, direttamente dall'Udinese, dalla sua squadra. Però ieri, guardando il team di Gabriel, avevamo tanto lodato, no? Quanto di buono riuscisse a fare con Ronaldinho. Ancora una volta qui abbiamo il duplice pensiero, no? Da una parte questa scelta, dall'altra invece una un po' più giocata sul playstyle, no? Perché abbiamo invece i Ribery Toti per cercare le giocate da fuori, che abbiamo visto con Checova oggi nella partita contro Obrun essere ancora super super efficaci. Mi aspetto una partita bella, bella pimpante, perché sono due giocatori che non vanno assolutamente per il sottile. In fase offensiva sono molto molto creativi, che è quello che era stato un po' la carenza, no? Nella partita precedente, perché soprattutto nei primi 60 minuti avevamo visto delle giocate molto standard, e qui veramente ci si gioca un pezzo di girone. Sì, una partita molto molto importante, nel quale comunque c'è molto sostegno da parte delle cosiddette panchine, da una parte e dall'altra, sia da parte della Salernitana e da parte dell'Udinese, con tanta grinta. Vale sostanzialmente il primo posto nel girone questo match. Antonini ha due risultati su tre contro l'inseguitore Darkley, a 4 punti, a 6 invece l'Udinese, che dunque ha nelle corde, qualora ci fosse una vittoria, una sorta di mini fuga dopo le due giorni del gruppo B. Andiamo allora a raccontare questa gara fra i Granata e i bianconeri con Teo Hernandez e Darkley ad attaccare da sinistra, poi a destra per Spinazzola. Ruud Gullit, Zirze molto largo, Spinazzola, poi Gullit per Ricci, eccolo a scucchiaiare, non riesce però nella torre qui Zirze. Quello bianconero prova a ripartire, palla al piede, prima azione offensiva da parte dell'Udinese. Lucio, largo per Juan Cuadrado, il Panita prova a puntare gli avversari, poi torna all'indietro Bremer, Locatelli, Ronaldinho, passaggio per Cuadrado che non filtra, Bissek prima di tutti, poi c'è Szczęsny, ma si riparte dalle retrovie con calma la Salernitana. Bissek sventaglia a destra, Spinazzola con calma, Lucio, poi Teo Hernandez. Kvaratskhelia ha anticipato, due volte il georgiano e due volte l'Udinese Bremer.
Teo Hernandez. Torna nuovamente dal centrale brasiliano. Altra sventagliata ancora a citofonare Teo Hernandez. Continua ad alzare il pallone, lo fa benissimo Gabriel Antonini. Ronaldo, Kvaratskhelia! Che parata di Wojciechowski che chiude la saracinesca. 7:40, batte Ronaldinho per Zirze, ancora una volta vola Gatto Szczęsny. E ce l'ha fatte vedere tante queste giocate da corner. Gabriel Antonini proprio a cercare Zirze, ancora palla, primo palo, bis prima di tutti. E qui i ritmi rispetto alla partita precedente si sono subito alzati. Sì, sembra di rivedere un po' la folata che ha avuto Storari in avvio di secondo tempo, prima con il Cagliari, ripartito benissimo Gabriel, che forse se avesse pescato il timed finishing verde con Nkwara avrebbe trovato anche subito il vantaggio, però si è presentato alla grandissima e questo è un messaggio chiarissimo di avvertimento per Darkley. Darkley che ora manovra con Ricci. Apertura, pallone che batte sul terreno di gioco e va da Spinazzola. Gullit, non è largo a sinistra, lo tiene in gioco Teo Hernandez, lo ammorbidisce col petto e va da Ribéry. Gran giocata da parte di Ribéry che prova a entrare in area di rigore. Cuadrado in anticipo, rischia però. Lucio alza il pallone, Teo ancora in orizzontale, rischia molto qui l'Udinese a far venire fuori la pressione della Salernitana. Cambio di lato, Cuadrado a tanti metri, guarda Kvaratskhelia che sbaglia però. Ribéry, Gullit, aggiustare il pallone ancora il portoghese con Teo Hernandez. Ricci, però nel largo Kvaratskhelia arriva in anticipo, prova a partire lui, il georgiano semina il panico lì sulla destra, prova a partire Ronaldinho, però cambia il lato, prova ad andare per vie centrali, Ronaldo, taglio di Cuadrado, lo sfrutta, arriva Cuadrado, anzi Renato Sanchez, e va al tiro, sbaglia qui al bulo. A tu per tu col portiere, altra grande occasione per l'Udinese. Ah, sai che qua è bancata secondo me un po' di lucidità, perché si è sentito il tiro, ma forse sulla palla che arrivava in corsa prima di controllarla la suola sull'esterno avrebbe mandato il portiere per terra e sarebbe diventato poi un tap-in facile facile per Renato. Però ancora una volta pericolosissimo, sono già tre le azioni per Gabriel da gol. Deve sicuramente rispondere Darkley. Questo nuovo esordio sicuramente, questi primi minuti rispetto a Gabriel Antonini che ha il pad più caldo avendo giocato appena due partite fa contro il Verona. Renato Sanchez alza un pallone delizioso per Zirze, lo porto avanti con la testa e poi con le gambe prova ad andarsene in avanti, ancora Zirze, si gira Renato Sanchez per Ronaldo, prova a far sparire il pallone tra tre maglie granata, alla fine non riesce a concludere. Questa era un'altra giocata pazzesca, lì devi avere una rapidità di pensiero per fare quella Megidi annullata in mezzo a tre uomini, che veramente è qualcosa di clamoroso. L'aveva già dimostrato ieri con quell'azione tutta quanta di prima che aveva illuminato la prima giornata di gioco, ma un Gabriel sempre più infuocato. Spinazzola, gran surplus per Zirze, ora attacca la Salernitana, si gira l'olandese dentro per Ronaldo, pallone ancora per il fenomeno, palo clamoroso! Prima super giocata da parte del Molecchi portoghese, che però non riesce a segnare l'1-0. Dall'altra parte l'Udinese! La classica legge del gol. Gol sbagliato, gol subito, 1-0. Avanti Antonini. E questo è il più classico dei lanci lunghi che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni, soprattutto in un ambito competitivo. Qui R9 ha fatto valere la sua fisicità, si è messo davanti a Lucio, ha vinto questo contrasto aereo e poi questo è un gioco da ragazzi per il fenomeno, non è servito neanche il timed e anzi probabilmente non l'ha voluto rischiare perché tanto si era ritrovato a tu per tu e questo è veramente troppo semplice per un attaccante così. Questo gol arriva appunto da un'occasione però sbagliata dall'altra parte, subito sulla ripartenza con quello che il lancio lungo e alla fine il contrasto fa tutta la differenza del mondo, perché Lucio spalanca letteralmente le porte a Ronaldo. Però in questi primi 25 minuti stiamo vedendo tante azioni offensive e attenzione anche adesso. Qui Ronaldo dopo il doppio passo sceglie di andare dall'altro lato. Viene murato però il brasiliano, recupera subito Ricci. Ribéry, Kvaratskhelia, non riesce però l'1-2. Si riparte Renato Sanchez, Lucio. Il Teo sventaglia a destra per Juan Cuadrado. Locatelli. Poi Kvaratskhelia, altro pallone recuperato lì sulla tre quarti. Ribéry può ripartire. Renato Sanchez, quello che sa fare meglio, ovvero
il gioco di interdizione. Poi Ronaldinho può anche calciare. Se perde un tempo di gioco, si è allungato quello spiraglio di porta. Non è riuscito però ad andare a calciare. La poteva gestire un po' meglio qui, perché era un 2 contro 2, c'era tutto il tempo per potersi fermare, puntare l'uomo meglio e soprattutto magari poter sfruttare Renove che era lì largo sul vertice dell'area di rigore, ma ancora una volta sempre passa l'azione pericolosa di Gabriel da due fenomeni brasiliani, Ronaldinho ed Renove. Ruud Gullit, 32 del primo tempo, 1-0 avanti l'Udinese. Ricci. Si passa ancora dal tulipano olandese, si è allargato Spinazzola, lo cerca e lo trova Darkley. Zirze, Gullit, prova a mettere per Zirze, gran torre, Ronaldo, anticipato da Gleison Bremer, il gran muro da parte dell'Udinese. Teo Hernandez, domestica il pallone, passa rischiosamente da Renato Sanchez che la tiene lì. Locatelli va a cercare Cuadrado, subito raddoppiato, deve passare da Kvaratskhelia, poi Locatelli, altra sventagliata precisa e perfetta, giocata a memoria da Gabriele Antonini. Teo Hernandez prova un altro cross, poi addirittura Zirze a dire di no al tentativo del francese. Ronaldo un po' isolato, deve aspettare Gullit, Ricci e poi Ribéry. Vediamo se si accende Darkley. Kvaratskhelia, Teo Hernandez arriva sempre lì in discesa sulla sinistra. Prova il cross a rimorchio, Bremer anticipa, alza Kvaratskhelia, sbaglia però Ricci, non si va subito a cercare Ronaldo, ora sì, pallone al limite, Ronaldo deve trovare la giocata prima di lui, però la difesa bianconera, Darkley comunque sta costruendo qualcosa in più in questo finale di tempo, anche perché deve inseguire. Sì, è vivissimo, è molto bravo in questa situazione di 1v1 con il doppio passo, prima si era liberato benissimo nell'azione in cui poi è arrivato il gol dall'altra parte di Gabriel, ma anche qui ancora una volta a puntare occhi negli occhi il difensore, è stato molto attento Gabriel con il difensore centrale, però sa benissimo Darkley da quelle azioni può nascere anche un rimpallo pericoloso. Kvaratskhelia dentro l'area di rigore, Ronaldo extra pass, non passa però per Ronaldinho. Zirze, anche un po' per respirare, va a destra da Spinazzola, che lancio questo per Teo Hernandez, fa 60 metri di campo il pallone e arriva puntuale al francese. Kvaratskhelia si gira a Ribéry, vorrebbe il pallone, lo riceve il francese. Teo Hernandez, cross un po' arretrato per la sponda di Zirze, Ronaldo, altro palo clamoroso del fenomeno. Incredibile però, dove si era alzato Zirze? Iniziano a fare male questi palli per Darkley, perché anche qui l'aveva costruita in maniera ineccepibile l'azione con questa sponda di Zirze. Poi R9 si era anche esibito in un palleggio che aveva mandato fuori tempo da Gabriel, che era comunque sempre lì con il difensore centrale, però ancora una volta l'R9 in maglia granata non ne ha voluto sapere. E attenzione, perché come è accaduto prima, Antonini poteva costruire il gol del 2-0 proprio dove aver subito il palo. Recupera qui Darkley che lancia Ronaldo sul filo del fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente. Ultima azione all'ora del primo tempo, potrebbe essere a favore proprio della squadra bianconera. Non c'è recupero e allora va Cuadrado, pallone che filtra, attenzione Ronaldinho, siamo in area, Digno e il Gaúcho dentro l'area, Ronaldo, Lucio chiude tutto e chiude anche le ostilità del primo tempo. Mamma mia, non c'è un attimo di respiro. Risultato bugiardo perché è solo 1-0, perché lo spettacolo invece è stato enorme. Sì, tantissimo spettacolo in questi primi 45 minuti tra Salernitana e Udinese. I due pali colpiti da parte di Darkley gridano e richiedono soprattutto vendetta, perché erano due grandissime occasioni che poteva trasformare. Su una ha subito tra l'altro il gol, sulla seconda ha rischiato di subirne anche un secondo, però Gabriel Antonini, per quello che stiamo vedendo lato Udinese, riesce a soffrire e a ripartire con tantissima intelligenza. È anche esplicativa l'immagine di Mexican che con la mano va proprio ad indicare quando c'hai un esterno, probabilmente parlano degli esterni, per andare a cambiare lato. Non so cosa stiano dicendo, Matteo, magari tu lo sai meglio, ma è difficile leggerla. Non lo voglio sapere che cosa sta simulando Mexican con quelle dita, anche perché le dita sono 5, di quei giocatori sono tanti. Servirebbe una lavagnetta tattica forse la prossima volta, però dall'altro lato è durato parecchio anche il confronto tra Darkley e il suo di giocatore in seconda, Bomb Nuker, che anche lui portoghese, è venuto a dare man forte
al suo player. Vediamo, è stato un primo tempo molto pimpante, mi aspetto lo stesso nella ripresa. Allora andiamo a raccontarvela questa ripresa, l'ultimo match, l'ultimo tempo di questa due giorni della Isaria Team 2024 su eSports FC 24. Zirze dentro per Kvaratskhelia, apre per Ronaldo, doppio passo su Hernandez, il primo passo, il secondo no, Zirze, calcio d'angolo. Attenzione Gullit a battere l'angolo, non si cerca lo schema dentro l'area di rigore, si passa da Ribéry, ora lui dentro, riesce un po' a far fare Szczęsny, ma comunque efficace Renato Sanchez. Cosa stava combinando qui Gabriel? Lo sguardo proprio del pro player dell'Udinese nei confronti della propria difesa, alla fine ammortizza e, come dice coach Mexican, calma, calma. Allora, stavano combinando in tandem lì Lucio Szczęsny, perché Szczęsny la voleva parare quel passaggio, Lucio voleva intervenire e si sono scontrati. Attenzione, lancio, Zirze con la suola, passa Zirze davanti al portiere e che gol! La meraviglia da parte del football, Zirze! È stato bravissimo qui Gabriel, ancora una volta davanti al portiere a non esitare col passaggio, perché il portiere in uscita poteva anche buttarsi. Guarda qui questo frangente, il portiere poteva intervenire sui piedi di R9, invece con una finta di tiro, se vogliamo old style, quella in corsa che non si vede più tantissimo, siamo abituati a questi scoop turn moderni, invece è stato bravo ad allungarsela e a depositare in rete il 2-0. Sì, sempre con la Zirze, tutta la differenza del mondo l'ha fatta quella suola lì sulla fascia dove praticamente ha saltato secco il diretto avversario, poi anche intelligente nella ricerca del tiro. Lo Zirze in maglia granata prova a dare nuovamente il respiro alla Salernitana, che però è sotto 2-0, costruita molto bene Gabriele Antonini, ora risale il campo col fenomeno. Lancio lungo, Zirze tra due maglie, diventano tre, Zirze passa! Ed è un treno, Zirze! Trova la fermata giusta, quella del 3-0 per Gabriele Antonini, Udinese on fire! È incredibile la differenza che sta facendo oggi Zirze, quando ieri invece chi lo aveva schierato forse si era anche ricreduto e aveva messo Thuram. Qui ancora una volta fa valere tutta quanta la sua finalizzazione davanti la porta, ma Gabriele è stato bravissimo ad apparecchiargli la conclusione con questo lancio e questa sponda di prima. Sì, un'occasione che sembra alquanto semplice proprio per come è arrivato a un lancio alto a superare la difesa. Zirze oggi un giocatore completamente diverso. Ribéry per Teo Hernandez, c'è tanto tempo per la Salernitana, ma sono tre i gol da recuperare per Darkley. Sembra un po' la situazione nel quale si è trovato Storari nella partita precedente, dopo un quasi perfetto equilibrio nel primo tempo, nella ripresa sta dilagando l'Udinese. Ora deve rispondere però il pro player del Portogallo, Spinazzola. Pallone vertice destro dell'area di rigore, Spinazzola torna indietro, golletta. Ricci dentro, Bremer anticipa tutti. Quadrado. Lancio soft per Teo Hernandez, si gira dalla parte giusta e prova a picchiettare lì sulla fascia sinistra. Zirze. Non c'è fallo, secondo l'arbitro, passa anche di forza. Poi Ronaldo addirittura alzandosela. Zirze si gira, non riesce ad andare però al tiro Renato Sanchez. Locatelli, ora trame fittissime di gioco dell'Udinese. Vediamo dove uscirà fuori questo pallone, va a sinistra. Teo Hernandez, Zirze, Locatelli, Zirze. Fa venire il mal di testa Gabriele Antonini. Locatelli per Renato Sanchez. Alla fine Ronaldo il fenomeno riesce a tamponare questa azione da parte dei bianconeri, riparte veloce Ribéry, ancora una volta bravissima però l'Udinese a chiudersi nel momento giusto. Ah, sembrava un po' l'azione che aveva fatto ieri, no? Io li ho contati stamattina 20 passaggi prima di arrivare alla conclusione, tutti quanti di prima, è quando Gabriel entra in quel ritmo inarrestabile. Quadrado, pallone sul secondo palo, Zirze dentro, Ronaldo per il poker, mamma mia come gioca il ragazzo terribile di Udine. Qui al player lock su Zirkzee è arrivato anche il player lock difensivo per cercare di selezionare subito il difensore e andare a marcare non tanto il cross, perché sappiamo che la sponda è inarrestabile praticamente con quel playstyle aerial che c'ha Zirkzee, ma quanto il passaggio verso il R9, ma è arrivato tutto talmente tanto veloce che Darkley non è riuscito a stargli dietro. Sì, vediamo per la prima volta Darkley in difficoltà in queste serie a team, ma c'è da dare enorme merito a quello che è Gabriele Antonini, perché
sta praticamente costruendo delle azioni difficili da difendere per chiunque. Per quello che abbiamo visto, soprattutto sta sfruttando nel migliore dei modi Joshua Zirkzee. Sta facendo tutto con lui, ha capito che deve utilizzarlo il più possibile, cosa che invece non fa Darkley con la Salernitana, perché Zirkzee lo vediamo spesso sulla fascia. Ragazzi, io mi sono concentrato a guardare Darkley in questi secondi di pausa, ha scosso la testa almeno 4-5 volte, nonostante dietro di lui ci fossero state parole di conforto e di sostegno, ma la partita si sta tingendo fortemente di tinte bianconere di Udine e il pro player portoghese, già come diceva Matteo in precedenza, non sta benissimo al 100% dal punto di vista fisico. Certo, anche il risultato in questa ripresa si fa pesante per lui. Ora prova a rialzare la testa e affida le sue ultime forze a Kvitsa Kvaratskhelia. Ribery, pallone per Ricci, poi Ruud Gullit, largo a destra, attende il pallone e lo riceve Spinazzola. Ricci per Franck Ribery, passa Zirkzee per Ronaldo, la riapre 4-1, siamo comunque al 70esimo, 20 minuti di gioco, meno 3. Occhio, perché dopo aver scosso la testa qui invece non ha battuto ciglio, mi sembra comunque ancora in partita Darkley. Sai, alle volte lo scuotere alla testa, dei gesti che magari da fuori possono sembrare negativi, in realtà sono semplicemente un modo per sfogare, no? Un po' la delusione per quella che è l'andamento della partita, però questo era esattamente quello che serviva al giocatore portoghese, ovvero un gol trovato subito in maniera tale da potersi giocare anche questa pausa, e 20 minuti sappiamo che in questa modalità non sono per niente pochi. Esattamente, 20 minuti sono veramente un'eternità in questa partita, ma in qualsiasi partita abbiamo commentato, sono i 20 minuti da giocarsi in quelli che sono i 9 che conosciamo per quanto riguarda un tempo di gioco. 3 gol comunque sono veramente, sono tanti da poter recuperare, non è impossibile, perché assolutamente non è impossibile. Farà tanto adesso capire come vorrà affrontare questi minuti Antonini, se cercherà di congelare il possesso oppure di riscrivere il nuovo più 4. Qui errore da una parte, errore dall'altra, possesso che torna bianconero. Teo Hernandez rischia, Locatelli, Bremer. Cuadrado. Ancora per il centrale brasiliano, sventaglia. Teo Hernandez riesce a prendere l'ascensore e andare da Zirkzee. Prone che passa, Ronaldo, dentro c'è Ronaldinho. Ronaldo prova a fare tutto da solo. Ronaldo contro Bissek, altra finta di tiro. Non riesce, poi passa! Ma che dire? Ma cosa ha dipinto? Un capolavoro di Gabriel Antonini! Eppure qua le ha fatte tutte, ha fatto l'elastico, ha fatto il reverse ed è passato in mezzo a tre, ha annullato pure un tiro per cercare di creare separazione, no? Prima dell'altra finta di tiro che hai chiamato tu giustamente, ma veramente già giocando sul velluto, qui non si sa dove è passato il Renova in mezzo a due. Ma tra l'altro il coraggio di provarla una giocata del genere, perché la maggior parte delle volte succede che impatti sul difensore e perdi palla, qui invece è venuta fuori una roba allucinante. So, gol incredibile, perché probabilmente ci si aspettava anche l'appoggio di Ronaldo, invece no, lui ha continuato imperterrito sempre nel cercare la giocata con il brasiliano, e è uscito anche decisamente bene. Ora attacca Darkley, Zirkzee per la scaletta, non trova Ribery, attenzione, ci sono tante praterie per l'Udinese. 5-1 è il punteggio per i bianconeri. Arriva Lucio a tamponare un po' l'attacco friulano. Forse la notizia più negativa per Darkley non è tanto il punteggio, ma che si debba giocare ancora a quasi meno di un quarto d'ora. Spinazzola. Vediamo se trova il bandolo della matassa. Sembrava poterla riaprire col gol del 4-1. È capitolato di nuovo. Pro player portoghese, ora calcio di rigore. Intervento di Lucio, c'è Ribery dal dischetto contro Szczęsny, parte Ribery, segna Darkley, in questo caso ottima l'esecuzione da parte del francese, ancora meno 3. È stato freddo Darkley dal dischetto, ma è stato anche fortunato nella sfortuna di concedere un rigore Gabriel, perché spesso e volentieri quando il fallo di rigore lo fai su quella mattonella con il contrasto, l'arbitro estrae il cartellino rosso, lo abbiamo visto anche in precedenza, per cui è vero che c'erano sempre 3 gol, però sai, giocarti questi ultimi 10 minuti con un uomo in meno non avrebbe fatto tanto piacere al player bianconero. Teo Hernandez ricevuto da Renato Sanchez, 10 più eventuale recupero al termine del match, 5-2 conduce Gabriel Antonini su Darkley.
un Udinese capace di segnare 10 reti in due partite in questa giornata, che è vicinissima all'unplane. 9 punti in 3 partite. Si gira Ronaldo, attenzione al movimento di Digno, Cuadrado lo aspetta lì, lo sbaglia Gabriele Antonini, sempre solita calma parte del coach nei confronti della pro player friulana. Zirze prova a sganciarsi, Spinazzola riceve, vediamo se prende il fondo oppure va con la suolata. Eccolo Spinazzola, prova ad andare dentro, Lussio arpiona il pallone nonostante sia già ammonito, comunque rischia la giocata e può ripartire l'Udinese. Szczęsny, rilancio lungo un po' vuoto, ma Zirze ci arriva. Ronaldo, taglio di Digno, attenzione al duo brasiliano che posso attivare. Eccolo il passaggio dentro, arriva prima Lussio che capisce la lingua e allora riesce ad arrivare in anticipo. Turam, sventaglia per Spinazzola, Teo Hernandez però ha tutt'altro fisico e lo respinge al mittente. Bremer, Locatelli, esce fuori da una selva di maglie granata, ha già cambiato il fronte offensivo. Zirze per Ronaldo, dentro Ronaldinho per ballare la samba! Si alza, urla e fa ballare tutto il pubblico di Udine. Cosa ha combinato Gabriele Antonini? Beh, posso andare, Sabio. Come fa? Cioè, è uscito tutto quanto di prima da una pressione allucinante e poi ha avuto anche il tempismo, perché sappiamo che arrivare a fare quelle giocate lì davanti è tutto quanto tempismo, di non farsi autobloccare il filtrante, e ha messo Digno praticamente a porta vuota. Veramente forte 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 Gabriel, ha giocato una 2 giorni ad un livello altissimo, forse il più alto che abbiamo visto anche considerando il gruppo A. Io non so se quest'anno abbiamo il premio come miglior rete, ma questa si candida ampiamente a essere una delle migliori, se non la migliore. Anche questa molto bella di Ribéry come meccanica di gioco, e trova il gol del 6-3, però così come la faccia di Storari nel game precedente, quella di Darkley letteralmente di sasso. Gran giocata qui di Frank Ribéry, che rende meno amaro il punteggio, ancora una volta meno 3, ma non riesce mai ad inseguire in maniera palese il pro player portoghese. Siamo praticamente col fischietto in bocca da parte dell'arbitro, e allora possiamo dirlo in maniera ufficiale, ragazzi, abbiamo la capolista di questo girone. Sono 3 minuti di recupero, 3 minuti di possesso palla per l'Udinese con Gabriele Antonini sul più 3 contro la Salernitana. Una 2 giorni letteralmente perfetta da parte del predestinato. Partitissime, ha giocato veramente ad un livello incredibile, soprattutto considerando gli avversari con i quali già se l'è vista, e io già mi sto leccando i baffi per la partita che giocherà poi con Dani Pitbull, che sarà quella praticamente la finalissima per il primo posto, se vogliamo. Gabriel prova a costruirsi anche il 7-3, alla fine arriva Bissek, Locatelli recupera, Ricci arriva in anticipo, ma non c'è più tempo! Eccola la capolista dei primi 2 giorni del gruppo B!